Dottor Robiglio, come si posizionano le piccole imprese nelle catene internazionali del valore e quali sono le sfide per migliorare la loro competitività oggi alla luce delle evoluzioni dei sistemi produttivi? Partirei innanzitutto dalle sfide, che poi sono davvero l'elemento su quale bisogna confrontarsi in particolar modo oggi. Le sfide sono tante, ma la nostra piccola industria è pronta per affrontarle. Sono sfide innanzitutto che si incentrano sulla necessità di avere sempre maggior formazione e crescita del personale, ma in particolare da parte degli imprenditori una crescita mentale nel comprendere che piccolo non è più bello, ma l'azienda deve diventare media e poi diventare grande. Piccolo è un periodo della vita dell'impresa stessa. Quindi è importantissimo per i nostri imprenditori comprendere la fondamentale importanza delle competenze, far entrare managerialità nell'impresa, e questo sarà in grado di rendere sempre più competitive le PMI. Chiaramente questo fa sì che, collegandoci anche con il fatto che abbiamo un sistema imprenditoriale di eccellenza, potremo sempre più essere anche competitivi sui mercati internazionali.